Da quando ci siamo conosciuti, no? Che ci stiamo raccontando che abbiamo poco tempo da dedicare alla questione tattica e per preparare la partita. Io, come ho detto settimana scorsa, ancora una volta devo avere grossa fiducia nei miei ragazzi, devo avere fiducia in quello che loro sanno, nel loro vissuto, anche se abbiamo avuto anche ieri e oggi la possibilità di prepararci nel migliore dei modi. Sappiamo che affrontiamo una squadra di categoria, una squadra che lotta su ogni pallone, non lascia nulla al caso e che sicuramente domani farà di tutto per poterci entrare un risultato positivo. Di contro noi sappiamo che l'obiettivo è molto lontano ancora, quindi ancora una volta saremo chiamati a fare qualcosa di importante per poter raggiungere piano piano questo obiettivo che tutti noi sappiamo e che ci siamo prefissi. A proposito dell'avversario, avrei studiato sicuramente un attimo l'area all'avverso, cosa dobbiamo temere di questa squadra in particolare? Ma sicuramente dobbiamo temere la voglia di fare bene, la voglia di venire fuori da una classifica che sento dire per loro è bugiarda, avrebbero meritato qualche punto in più con tante motivazioni, però bisogna essere onesti e dire che comunque ci sono 5-6 giocatori di categoria che conoscono la categoria avendola fatta diverse volte, quindi bisogna avere rispetto, ma non sicuramente timore o paura di loro, andare lì e dimostrare di essere ancora una volta il bitonto. Sì, sono stato abbastanza sfortunato in quell'occasione, però spero di dare un contributo anche a livello realizzativo, perché in questo modulo, diciamo, il ruolo me lo potrebbe permettere, quindi spero di dare un contributo anche. Bah, sicuramente ottenere un risultato più che positivo in quel di Aversa permetterebbe a noi di lavorare più sereni e di puntare a quello che è il nostro obiettivo. Noi è inutile che ce lo nascondiamo, siamo una squadra costruita per poterci entrare in obiettivi importanti, per tanti motivi stiamo rincorrendo in questo momento e quindi domani centrare un risultato più che positivo ti permetterà di aumentare l'autostima e di credere ancora di più nella propria forza e ripeto, di lottare e allenarsi nel migliore dei modi per raccogliere i frutti la domenica. Per quanto riguarda il discorso attaccanti, io dico, voglio essere sincero e devo essere perché per come sono fatto io non mi piace raccontare storielle. Io ho enorme fiducia nei tre là davanti, Lattanzio, Taurino e Palazzo. Certo è che siamo a livello di numero molto ridotti perché si giocherà ogni 3 minuti, ogni 3 giorni e quindi gioco forza abbiamo bisogno almeno di un altro elemento che possa permettere a loro tre di rifiatare, che venga a dare anche stimolo a loro per migliorare settimana dopo settimana. Chi arriverà, certo, deve essere un elemento che sa dove arriva, che sa quali sono le ambizioni della società, della squadra, della tifoseria, che si mette a disposizione soprattutto del gruppo e che nel momento in cui viene chiamato in causa dia il 100%. Ma io credo che l'assenza del fattore pubblico innanzitutto abbia permesso anche alle grosse squadre di poter giocare in ogni dove, non avendo l'assillo della contestazione se magari le cose vanno bene, no? Non vadano bene. Quindi il fatto che non ci sia il pubblico, una squadra, le squadre importanti devono andare e imporre la propria idea, la propria mentalità, la propria cattiveria calcistica. Questa è una considerazione che ho sempre avuto. Gli può dare sicuramente una mano l'assenza del pubblico. Poi per quanto riguarda, ripeto, l'Aversa, è una buona squadra che farà di tutto per centrare un obiettivo positivo, ripeto, ha degli elementi che sono interessanti, che ti possono dare fastidio, che nel momento in cui non abbiamo la giusta concentrazione, la giusta cattiveria, ci può far male. Quello che ho chiesto a loro dal primo momento, avere fiducia in loro stessi, cercare di giocare da dietro, di non scommettere troppo sulle seconde palle, anche perché avevamo solo Riccardo Lattanzi là davanti che ha dei centimetri, perché sia Loris Palacio che Leo Taurino sono brevilini, hanno altre caratteristiche, quindi scommettere sulle seconde palle per tutta la partita sarebbe stato un suicidio. Quindi ho
in squadra gli elementi che possono garantirmi un certo tipo di palleggio, o quelle mezzali che sono in grado di poter invadere la metà campo avversaria. Ti dirò che anche il primo tempo, rivedendolo, non è vero che siamo stati poco brillanti, anzi abbiamo cercato sempre la verticalizzazione, però tante volte anche nello stop, nel passaggio, non siamo stati sempre nella trasmissione della palla, non siamo stati sempre puliti, ecco, diciamo, perché qualche volta si è allungata la palla, questo anche determinato dal terreno di gioco, però i ragazzi ci hanno sempre creduto. Siamo stati poco felici in qualche scelta che poteva essere fatta diversamente per poter garantire una continuità nel proseguo dell'azione, però noi siamo arrivati 3-4 volte anche il primo tempo, abbiamo crossato un paio di volte con Simone e con Caruso, una Loris l'ha stoppata male, si è allungata, abbiamo cercato anche di offendere Loris in area di rigore, se fosse stato anche un po' più furbo sicuramente sulla scivolata del difensore loro si sarebbe procurato un rigore che ci sarebbe stato. Poi il secondo tempo, ripeto, c'è solo da applaudire i ragazzi, hanno rischiato anche tenendo sul baricentro qualche ripartenza, però a campo aperto sono stati eccezionali, hanno risolto tutto a loro favore e abbiamo creato tanto, abbiamo fatto belle azioni, abbiamo creato belle situazioni che hanno portato giustamente e meritatamente a siglare due gol importanti per il nostro futuro. Logoschi chiariamo subito, così scombriamo il campo da ogni equivoco e quant'altro. Il ragazzo avrebbe fatto a caso, sarebbe venuto e avrebbe fatto a caso nostro, perché è un ragazzo che io conosco, è un ragazzo eccezionale, un calciatore molto importante, che in questo contesto ci sarebbe stato ad occhi chiusi, però il ragazzo ha delle problematiche familiari e non riesce a venire in Italia. Sarebbe stata veramente una bella ciliegina sulla torta. Purtroppo devi, tra virgolette, purtroppo, anzi forse è anche giusto guardare un po' a tutto. Sappiamo che andiamo in un ambiente un po' particolare, un po' caldo, un po' anche dettato dal discorso, perché sono sempre lì a recriminare qualche gol annullato o qualche, anche la vicenda con il Taranto, è un ambiente particolare, però, ma come sempre nei campi di Serie D è questo l'ambiente quando vai fuori casa. Dobbiamo essere noi, non dobbiamo pensare a nulla, nel senso noi andremo lì, faremo la nostra partita, anche perché credo non ci sia nulla che nel passato possa far verificare una situazione del genere in quel di Cardito. È la prima volta che incontriamo, almeno personalmente, l'avversa, e quindi non credo che ci siano grosse problematiche. C'è solo da giocare, lasciando stare quello che è il discorso ambientale, concentrandoci su quello che sarà il discorso partita, non tenendo conto di quello che succede al di fuori del rettangolo di gioco. È certo che nel secondo tempo siamo entrati con la voglia giusta, con la voglia di cambiare la partita, di vincerla. Però, come è giusto che sia, nello spogliatoio ci ha caricati nel modo giusto e ci ha spronato, come è giusto che sia, come in queste situazioni è solito fare, anche perché questa vittoria doveva essere, cioè, è stata anche fondamentale per darci fiducia, per darci stimoli nuovi. Comunque ci ha spronato nel modo giusto per far sì che nel secondo tempo, come è successo, siamo entrati con la voglia giusta. Veramente tanto, perché ho sempre pensato che ogni squadra deve assumere e deve adottare l'atteggiamento del proprio tecnico. Io in passato, quando ho giocato, ho sempre dato tutto quello che avevo per qualsiasi maglia, qualsiasi colore dove io ho giocato. Stesso discorso faccio quando alleno, perché ho un mio credo, ho un mio passato calcistico, sono cresciuto in una famiglia di calciatori che hanno fatto il calcio vero, e quindi so quali sono i valori che si devono trasmettere all'interno di una squadra e di un gruppo. Spero che loro acquisiscano tanto di quella che può essere la mia personalità, perché abbinate alle loro abilità tecniche e tattiche, credo che il Bitonto possa dire la sua nel migliore dei modi. Sì, a livello singolo sono migliorato molto all'inizio stagione, sia in difesa a 4 sia in difesa a 3. In difesa a 4 con Mister Ragno sono migliorato molto anche dal punto di vista difensivo. Mentre giocando a 5 a centrocampo invece ho più spinta, più possibilità di andare, e quindi è anche questo che mi ha permesso domenica di fare una grande prestazione.
Però a parte il singolo, diciamo, è la squadra che mi aiuta a esprimere le mie caratteristiche, le mie capacità. Ma loro si devono sentire estremamente tutti titolari, assolutamente. In questo momento noi abbiamo un park over che a causa degli infortuni ha un numero ridotto, ma anche con il recupero dei vari infortunati ognuno di loro si deve sentire titolare, perché non è il discorso di giocare 5-6 partite titolari oppure 90 minuti interi, 50 un tempo, 20 minuti. Taurino è entrato nel migliore dei modi. Avevo l'intenzione di vincere la partita perché ho pensato in quel momento che le sue qualità ci potessero dare quello slancio, perché vedevo che anche il Fasano, un po' sotto l'aspetto del piano fisico, aveva mollato un attimino. Quindi gente fresca come Leo, motivata al punto giusto, perché è entrato, bisogna dire la verità, è entrato nel migliore dei modi, ha avuto due o tre spunti interessanti, ha creato quella palla che poi Di Cecco ha messo in porta, quindi tutti si devono sentire titolari, tutti assolutamente, soprattutto gli over. Bisogna dire che anche Capece, nonostante 5 minuti, 5, è entrato nel migliore dei modi. Questo è il giusto atteggiamento, questo è lo spirito che deve contraddistinguere ognuno di loro, perché nel momento in cui saranno chiamati devono dare tutto quello che hanno. Loris è uno che già dall'anno scorso mi stimolava a fare sempre meglio. E per fortuna l'ho ritrovato anche quest'anno e quindi è uno che mi dà una mano moltissimo, sia dal punto di vista mentale che calcistico. E quindi anche grazie, diciamo, al suo arrivo sono migliorato tanto.